Per definizione, ogni disastro aereo è terribile. Ma immaginate se due degli aeroplani più grandi al mondo si scontrassero l'uno contro l'altro. Sfortunatamente la nostra immaginazione non deve fare moltissima fatica per dipingerci in testa questa immagine, poiché nella primavera del 1977 avvenne proprio questo, ovvero due Boeing 747, uno della Pan Am e uno della KLM, si scontrarono, dando così vita ad uno dei più tragici eventi nella storia dell'aviazione civile. Ecco a voi come una sfortunata concatenazione di eventi, tra cui il maltempo e perfino una minaccia terroristica, ha portato all'incidente aereo più mortale della storia. Ecco a voi il disastro aereo di Tenerife. 27 marzo 1977. Il volo KLM 4805, operato con un Boeing 747, è partito da Amsterdam con a bordo circa 235 passeggeri e sarebbe dovuto arrivare all'aeroporto di Gran Canaria. Ma quel giorno, quel volo, assieme ad altri aeroplani con i quali condivideva la destinazione, tra cui anche un 747 della compagnia statunitense Pan Am, che invece era partito dall'aeroporto di Los Angeles e che trasportava 380 passeggeri, sui fiori dell'aeroporto di Las Palmas, esplose una bomba che ferì 8 persone. Questa azione terroristica venne subito rivendicata dal Movimento per l'Indipendenza delle Isole Canarie, il quale pubblicizzò la presenza di un secondo ordigno all'interno dell'aerostazione. Le autorità, quindi, per ragioni di sicurezza, decisero, mentre loro si occupavano delle operazioni di bonifica dell'installazione, di chiudere temporaneamente l'aeroporto e far dirottare tutti i traffici verso il vicino aeroporto di Los Rodeos, a Tenerife. Dopo che il 747 KLM atterrò, il comandante Van Zanten, che era considerato uno dei piloti più esperti della compagnia, titolo che gli venne riconosciuto anche con la qualifica di capo istruttore, visto che non sapeva quando e se avesse potuto continuare il suo viaggio verso Las Palmas, decise di far sbarcare i suoi passeggeri, così da fargli prendere una boccata d'aria. Sia il volo KLM che quello Pan Am restarono ore in attesa che l'aeroporto di Las Palmas venga perquisito, e il comandante Van Zanten decise di sfruttare al meglio il tempo sull'isola, decidendo di far rifornimento direttamente a Tenerife invece che a Gran Canaria, così poi da poter subito ripartire una volta imbarcati i nuovi passeggeri. Ma proprio quando lui iniziò le fasi di carico del carburante, l'aeroporto di Gran Canaria venne riaperto. Ma visto che ormai il rifornimento era già avviato, al volo KLM non restava altro che aspettare fino alla fine delle operazioni, cosa che fece allungare il tempo di permanenza sull'isola dell'aeroplano di quasi un'ora. Ma il 747 KLM non fu l'unico aereo a risentire di questa sfortunata coincidenza. Infatti, visto che l'aeroporto di Los Rodeos non era progettato per accogliere così tanto traffico, il 747 KLM bloccò dietro di sé quello Pan Am, che per forza di cose, prima di muoversi, dovette aspettare che l'aeroplano olandese finisse le operazioni di rifornimento. Una volta finite, il volo KLM è pronto per partire. Ma a causa della grande quantità di traffico presente quel giorno nel piccolo aeroporto, la normale procedura di taxi verso la pista 30 era stata variata e gli aeroplani per arrivarci avrebbero dovuto effettuare un backtrack, ovvero avrebbero dovuto muoversi lungo la pista nella direzione opposta alla quale poi sarebbero decollati e poi, una volta giunti in testata, avrebbero dovuto effettuare una rotazione di 180 gradi, così da allinearsi nella direzione giusta per il decollo. Il volo KLM fece tutto ciò senza problemi. Arrivato il turno di quello Pan Am, però, le condizioni atmosferiche peggiorarono e una fitta nebbia si abbassò sull'aerodromo. Inoltre, l'operazione di rullaggio del volo Pan Am era parzialmente diversa da quella effettuata dal volo KLM. Infatti, l'equipaggio statunitense venne istruito a uscire dalla pista al terzo raccordo, così da permettere all'aeroplano olandese di decollare in sicurezza, per poi continuare il loro viaggio verso la testata di pista 30. Però, una volta arrivati in vista del terzo raccordo, i piloti del volo Pan Am rimasero sbalorditi,
Infatti, per imboccarlo con successo, valutarono che avrebbero dovuto effettuare una manovra al limite della loro capacità, facendo ruotare il Jumbo prima di 135 gradi a sinistra e poi di 135 gradi a destra, cosa che avrebbe fatto uscire parte del carrello dall'asfalto. Questa assurda manovra non suonò corretta nella testa dei piloti, che anche a causa della scarsa visibilità e della condizione non adeguata della segnaletica verticale e orizzontale, pensarono di essersi confusi e che in realtà il controllore del traffico aereo, quando gli ha indicato di uscire al terzo raccordo, in verità intendesse quello successivo, ovvero il quarto, che era decisamente più comodo da imboccare, dato che richiedeva solo una svolta di 45 gradi. E quindi decisero, senza comunicare le proprie intenzioni, di superare l'uscita numero 3 e puntare verso quella successiva. Data la poca visibilità e l'assenza del radar di terra, fatto che era in verità comune nelle aerostazioni più piccole, dato che era una tecnologia abbastanza nuova per l'epoca, i controllori non se ne accorsero. Nel frattempo, il volo KLM si era già allineato alla pista e chiese l'autorizzazione al decollo. Il controllore però non gliela concedette, ma gli diede solo le istruzioni da seguire una volta decollati e la rotta per l'aeroporto di Las Palmas. Il copilota del volo della compagnia olandese ripetette le istruzioni, ma alla fine aggiunse "We are now taking off", ovvero "noi stiamo decollando", segno che l'equipaggio aveva mal interpretato le istruzioni del controllo e pensava di aver ricevuto l'autorizzazione. Il controllore di volo però, non capendo cosa il primo ufficiale intendesse, gli intimò di rimanere in attesa, dicendo "ok, stand by for takeoff, I will call you", ovvero "ok, aspettate per il decollo, vi chiamerò io". Sfortuna volle che l'equipaggio del volo Pan Am, udendo l'annuncio di decollo da parte di quello KLM, chiamò contemporaneamente la torre sulla stessa frequenza, cercando di avvertire il controllo del traffico aereo che loro erano ancora in pista. La sovrapposizione fra le due comunicazioni creò un'interferenza che non fece sentire l'annuncio del volo Pan Am all'equipaggio del volo KLM. Inoltre, questo disturbo interferì anche col messaggio della torre all'equipaggio olandese, che da "ok, stand by for the takeoff, I will call you", divenne "ok, for the takeoff", messaggio che sebbene fece suonare più di un campanellino d'allarme all'ingegnere di volo del 747 KLM, che infatti chiese al capitano se fosse veramente sicuro che la pista fosse sgombra, in pratica diede il via alla corsa fatale del volo KLM 4805. Che pochi secondi dopo, sebbene i vani tentativi di evitare la collisione provati da entrambi gli equipaggi, c'entrò in pieno il 747 Pan Am e, visto l'alta quantità di carburante che portava con sé, divenne subito una palla di fuoco. Il bilancio di questo disastro fu di 583 vittime, di cui tutti i 248 occupanti del volo KLM e di 335 occupanti del volo Pan Am, che vide però anche 61 sopravvissuti, i quali però tutti subirono ferite medio gravi. A seguito di questo incidente molte cose cambiarono. Per prima cosa venne introdotto l'obbligo di usare frasi e termini standard nelle comunicazioni tra aeroplani e la torre di controllo, in modo da evitare qualsiasi fraintendimento. Inoltre venne resa anche obbligatoria, sia per i piloti che per i controllori di volo, la ripetizione integrale delle istruzioni ricevute, in modo da potersi accertare di averle comprese correttamente e ricevere eventuali correzioni.